Andare all'università significa essere intelligenti? No, no, assolutamente no. Quindi tutti quelli che lavorano sono stupidi? No. Magari in passato sì. C'è tanta gente che fa questa scelta. No, non è affatto vero. Benvenuto su Ciuffolo Infermieristica, il canale con trucchi e consigli per goderti il tirocinio e la vita universitaria. Ciao ragazzi, sono Ernesto Bergamasco, grazie Ciuffo per avermi ospitato sul tuo canale, è la mia prima collaborazione, sono abbastanza emozionato. Oggi sono qua per parlare insieme a voi di quelli che sono i falsi miti sull'università in generale e su infermieristica. Andare all'università significa essere intelligenti. Beh, no, no. No, non è affatto vero. Beh, oddio. No. No, assolutamente no. Non è un'affermazione che ritengo proprio corretta. La realtà palese dei fatti non è questa. Magari in passato sì, al giorno d'oggi sinceramente no, perché la laurea è stata equiparata a quello che una volta era il diploma, a quello che una volta, andando ancora più indietro, era la terza media e via dicendo. La cosa curiosa è che deve essere veramente difficile trovare qualcuno che crede in questo luogo comune e lo esprime esplicitamente, cioè qualcuno disposto a dire di fronte a una telecamera magari: sì, io credo che andare all'università sia sinonimo di essere intelligenti, che sia una diretta conseguenza. Invece trovi un sacco di persone disposte a dire al contrario. Proprio riguardo a questo luogo comune, un piccolo consiglio, esperienza bonus da raccontarti, e come sempre il bonus lo metto in fondo al video. Io non penso sia una cosa vera. Prima cosa, perché chi sceglie di andare all'università lo fa per avere un percorso di preparazione che gli consenta di poter trovare un lavoro un domani, che senza università si avrebbe molta più difficoltà a trovare. Io voglio diventare ingegnere, vado in università perché ho bisogno delle competenze per essere ingegnere. Però ecco, se la mia ambizione è andare a fare la fotografa, la reporter in Africa, non serve per forza un corso in fotografia, se sono già brava a fare le foto. Io personalmente ho scelto di fare scienze motorie perché in un lavoro come il personal trainer o il preparatore atletico o l'allenatore, il professore di educazione fisica, senza un percorso di studi come quello di scienze motorie è impossibile lavorare in questo ambito. Diciamo che c'è stato uno spostamento negli anni e quindi andare all'università non significa per forza dover essere intelligenti. Possono esserci persone che non frequentano l'università e che sono più intelligenti di persone che frequentano l'università? Certamente. E quindi anche più umili forse. Partendo dal fatto che fare una determinata azione non attribuisce una determinata qualità alla persona che fa quella determinata azione, ma appunto il contrario, ovvero una persona che possiede quella qualità fa determinate azioni. No, andare in università, ad esempio, non vuol dire essere intelligenti. Una persona intelligente sceglie se andare o meno in università. E questa scelta dipende da un sacco di fattori, un sacco di motivazioni, che possono essere soldi, voglia di studiare, voglia di lavorare, ma anche dalle ambizioni. Non dico che la laurea la prendono tutti, però rispetto ad una volta, con un minimo di impegno è possibile arrivare anche a un traguardo di questo tipo, quando magari in passato era molto molto più difficile da raggiungere come traguardo. Certo, per riuscire a intraprendere un percorso universitario bisogna avere delle qualità, quindi essere in grado di intraprendere questo percorso comporta necessariamente avere queste qualità. E di che qualità sto parlando? Capacità di memorizzazione, capacità di esposizione, capacità di organizzarsi, che sono comunque considerabili come componenti dell'intelligenza. Ho conosciuto qualche persona che, sebbene avesse solamente la licenza media, sa costruire un motore, sa costruire un ascensore, costruisce aeroplanini elettrici.
Se ti sta piacendo questo video, fammelo sapere con un pollicione in su, e se non l'hai già fatto puoi iscriverti al canale cliccando anche sulla campanella in modo da non perderti i prossimi video. Cioè, non è necessariamente vero che serva andare all'università per essere intelligenti. Invece, secondo me, ci sono tanti studenti universitari che si ritengono più intelligenti, magari non lo esprimono, però sotto sotto pensano sì, beh, questo non è andato all'università, quindi non sarà tanto intelligente. Però decisamente non significa che una persona che decide di non intraprendere un percorso universitario invece non è intelligente. Io personalmente non sono uno che ama lo studio e non ho dei bellissimi trascorsi con la scuola, però comunque ho capito che era giusto dover affrontare questo percorso e sono sicuro che un domani tutto questo mi aiuterà. Anzi, ogni volta che mi capita che qualcuno mi dica ho deciso di lavorare, ho deciso di non intraprendere un percorso universitario, la mia risposta è sempre vedrai uno stipendio ben prima di quanto lo vedrò io, che il che non è male. Poi ZioBill95 mi ha scritto: io sono un coordinatore sanitario e gestisco l'area penitenziaria territoriale. Il valore dell'infermiere non sta nel camice che porta, bensì nella persona che dimostra di essere. È arrivato il momento del consiglio bonus, ma prima... ti piace questa maglia? Ho pensato di creare delle maglie così, oltre alla divisa da infermiere, ho anche una divisa per questo canale. È 100% cotone, traspirante, mi sembra davvero un ottimo materiale e ho fatto anche una felpa per le fredde notti in reparto. Guardate che carina, ha anche il cappuccio bianca, così si vede subito se si sporca, è più igienico, però in realtà l'ho fatta anche nera. In descrizione ti ho messo il link allo store per guardarle tutte e vedere se c'è qualcosa che ti interessa. Se ti sono piaciuti gli interventi degli youtuber che sono stati tanto gentili da partecipare a questo video, in descrizione ti ho messo il link a tutti i loro canali, così puoi vedere quali video pubblicano e se ti interessa ti iscrivi. Il bonus per questo video non riguarda gli studenti di infermieristica, ma per le persone che hanno deciso di non intraprendere un percorso universitario perché hanno deciso di lanciarsi nel mondo del lavoro. Forse perché preferivano così, forse perché non avevano altra scelta. Andare all'università assolutamente non è sinonimo di intelligenza. Credere che lo sia non è sinonimo di intelligenza, questa è abbastanza cruda. Se hai deciso di non intraprendere un percorso universitario, sentiti a posto con te stesso, le tue scelte avvengono per una motivazione, e se senti che le persone ti giudicano male, ti giudicano inferiormente perché hai deciso invece di iniziare subito a lavorare, ecco, forse sono queste persone che devono intraprendere un certo percorso personale di consapevolezza. E invece tu cosa ne pensi di questo luogo comune? L'area commenti è tutta tua. Invece qui a sinistra vedi una playlist con tanti altri luoghi comuni e tante partecipazioni, tante collaborazioni con altri diversi youtuber per continuare a guardare. Sotto c'è anche un video che potrebbe interessarti, nonché, come usuale, il mio ebook su infermieristica. Se vuoi dargli un'occhiata è gratis. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.